Allora, ragazzi, parliamo un po' della Cina. Scusate se non ho di dietro una libreria e non ho la, la giacchetta e la cravatta. Però preferisco così. Parliamo un po' della Cina. Quando parliamo della Cina, parliamo di tanta, tanta, tantissima roba. Stiamo parlando della prima potenza mondiale. La prima potenza, ormai, hanno chiaramente eh, sorpassato tutti alla grande, eh, mai così bene l'export le come l'un mese di dicembre, hanno avuto un surplus di, nei, nei confronti anche dell'America di un più 7% con qualcosa come 73 miliardi di dollari di, di surplus solo in un mese e ragazzi la Cina la Cina è tanta roba, la Cina sta spaccando tutti, non solamente da, da adesso. Eh, sono cresciuti per anni a due cifre e, e sono diventati i numeri uno, sono diventati i numeri uno prima di tutto perché ci hanno comunque penso il numero uno oggi al mondo come, come leader, Penso anche più di Vladimir, eh? quindi c'è uno con due palle grosse così, che è Xi Jinping. Ma soprattutto perché chiacchierano poco e fanno i fatti. Mentre noi invece promettiamo ponti sullo stretto, mentre noi non riusciamo praticamente a fare nulla e ci gasiamo per un cavalcavia fatto dopo due anni, questi. In cinque anni ti fanno ponti sul mare da 50-60 km, infrastrutture che neanche noi non potremmo neanche immaginarci. Sono mille anni davanti a noi. risparmio d'Italia, eh. Sono mille anni avanti a noi, mille, ma neanche cento, mille. E pensate che l'Alecco Bergamo, cioè, sono ancora fermi. Hanno fermato un cantiere nella zona di. Vicino a Lecco, zona di chiuso, è lì fermo da anni tutto per fare un attraversamento di un paio di chilometri sotto, cioè, non riusciamo a fare nulla lo zero assoluto, cioè il famoso, la famosa Bratella a Milano, quella che c'è a Cormano, sono ancora dietro a fare i lavori dopo anni. Saranno passati 5, 6, 7 anni. Penso che in Cina lo fanno in due giorni. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? C'è una disinformazione sulla Cina che è devastante, anche perché poi tutti i media occidentali sono controllati dalla cricca, dai signori della Cricca. I quali prima i cattivoni erano i russi, poi i cattivoni sono diventati gli arabi, poi i cattivoni sono diventati i talebani, i talebani che prima erano bravissimi, eh, quando combattevano contro la Russia, contro l'Unione Sovietica, erano bravi, li armavano loro. Eh, poi è diventato cattivone Saddam Hussein, quello che loro definivano il principe della democrazia, finanziato, armato da loro, eh, quando combatteva contro l'Iran. Oppure sono diventati bravi anche i terroristi nel, nel Caucaso russo. Putin gliel'ha detto ai signori a stelle e strisce, io parlo del governo, eh, che erano loro che lo finanziavano. E oggi... Oggi i cattivoni, dopo i musulmani, dopo i russi, dopo l'Ovo, sono diventati per loro i cinesi. E ovviamente il popolino bue va dietro a tutto il neoliberismo. Cina, allora, prima di tutto, la Cina non è, non è un paese comunista, ok? <ride> Proprio è forse, è forse l'antitesi del comunismo. È un paese, ok? È, con un'economia capitalista, okay. dove c'è un governo centrale, ehm, dove c'è un governo tutto, eh, che è il Partito Comunista Cinese, il PCC. Ok, come ho già spiegato, le superpotenze non possono essere condotte alla micio micio Ma Mao, negli Stati Uniti d'America c'è un potere centrale comandano le lobby, comanda la cricca che sta in Inghilterra, fanno delle lezioni che sono delle farse, delle farse, giusto per il popolino, in Russia comandano il Silovik, in Cina hanno evitato di, hanno, hanno, in Cina perché sono gente con cricca, evitano la farsa fatta negli, negli Stati Uniti, comanda il PCC, così come in America comanda la cricca, il presidente degli Stati Uniti è semplicemente un pupazzo messo lì giusto per fare meno danni possibili, anche se poi qualche danno lo fanno anche loro. Basta vedere la politica che hanno fatto negli ultimi 2-3 anni, hanno tentato uno scontro con la Cina e l'hanno preso in quel posto. Allora, non voglio parlare per quanto riguarda la Cina il discorso del Pippo perché Penso che la storiella. La storiella. Eh, se c'è ancora qualcuno che creda alla storiella del, del, del mercatino del pesce del pipistrello, vabbè. Ok? E neanche credo che siano stati loro. Eh, io invece credo che loro ci hanno i controcoglioni. Ed è gente concreta che sa risolvere le cose. E, 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 e non scherzano sono i numeri uno ragazzi è inutile che stiamo qui a, a raccontarci fregnacce. Eh, il decennio 2020 2030 2020 2030 io prevedo che a livello occidentale ci sarà una decrescita mentre là ci sarà una crescita ormai la potenza lo sviluppo è tutto lì, è tutto in Cina ragazzi. E La Cina è il motore del mondo, ma sono dati oggettivi che sto parlando, non è che sto dicendo cose perché me le invento io, è il motore del mondo. Se si ferma l'Italia, mettiamo che in tutto il mondo si ferma l'Italia, non gliene frega niente a nessuno, se si ferma l'Argentina non gliene frega niente a nessuno, se si ferma, che ne so, la Grecia, non lo so. Se si ferma la Cina, tutto il mondo va a rotoli. Perché tutto ormai arriva da lì. Tutta la componentistica. Difatti, quando Marzo si sono un attimo fermati, la gente è andata in totale crisi nel mondo. Loro hanno il Partito Comunista Cinese, il governo, il politburo. Loro hanno un politburo fatto da nove persone. 9 pezzi da 90 che comandano. Loro fanno ogni 5 anni la programmazione economica e hanno fatto un piano che è strepitoso, strepitoso. E loro vogliono entro il 2030-2035 raddoppiare il reddito pro capite. E voi pensate che in Cina abbiamo già mezzo miliardo di persone, mezzo miliardo di persone che guadagnano più di 50K all'anno, più di 50K all'anno. Pensa che c'è ancora il piteco? Che pensa quello che magari fa 12 ore al giorno, eh, magari per un pugno di riso in nero? Pensano che in Cina sono poveretti: sì, 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 sì sono poveretti, sì, sì sono poveretti. Mezzo miliardo di persone che guadagnano di più cioè di tutto la media diciamo, di, dell'Unione Europea. diciamo In Unione Europea, se guadagni più di 30, 35, 40 All'anno sei benestante, sei benestante, fai parte del ceto medio. In Cina c'hanno più gente di tutta l'Unione Europea messa insieme, mezzo miliardo. E vogliono raddoppiare il reddito pro capite. Vuol dire che questi, fra 10-15 anni, guadagneranno 100.000 mila euro all'anno e gli altri, che magari ne guadagnano di meno, lo raddoppieranno. Ok, certo, hanno una fetta della popolazione. Rurale hanno ancora delle zone rurali ci mancherebbe: cazzo, sono, sono, sono in un miliardo e mezzo, però hanno quasi mezza popolazione che ti sputa in faccia a tutto il resto d'Europa. Tanto è vero che poi i cinesi sono gente brillante. Non sono i coreani che lavorano 2100 ore a 12-13 ore al giorno e non li vedi mai via, O i giapponesi che non ne vedi in giro mezzo perché. Fanno una settimana, i cinesi li vede in giro per il mondo, il cinese viaggia, il cinese spende, il cinese è mai in taccagneria, mai in è l'esatto opposto di quegli altri. Ok, Per quanto riguarda le ore lavorate, non preoccupatevi, i cinesi oggi lavorano quanto gli italiani, ok? Né più né meno, ok? Anzi, anche di meno, perché se penso in alcune regioni del nord Italia, Lombardia, Veneto, Brianzoglia, c'è gente che fa 10-12 ore, anzi si vantano anche di lavorare a sabato e la domenica, quindi come ore di lavoro più o meno non ne fanno tante più degli italiani, con ritmi di lavoro che vi posso garantire, non come il nord Italia, tranquilli, fanno il loro lavoro, lavorano tutti, producono, solamente che se devono fare qualcosa, una strada che normalmente in qualsiasi paese ci metterebbero un mese, la fanno in un mese, non ci mettono dieci anni come da noi. Sono un paese efficiente, sono i numeri uno, poche chiacchiere e tanti fatti. Viaggiano, spendono, tengono in piedi l'economia italiana a livello di turismo, tutte le varie vie della moda, tu trovo il, il 60% viene preso da cinesi. Se andate in Svizzera tedesca e andate nella zona della Jungfrau. È, vedete solo scritte in cinese. Se prendete andate su in cima la Jungfrau, che d'estate costa 300 euro andare su, d'inverno un po' di meno, 150 il treno che vi porta su in cima. Quando arrivate su in cima, vedete solo scritte in cinese. Vedete scritte in cinese dappertutto in svizzera tedesca e non è economica e 300 euro per andare su, poi, poi c'è tutto il resto: l'aereo per venire, il pernottamento e arrivano a migliaia a decine di migliaia in russia in russia è pieno zeppo di, di cinesi sono dappertutto spendono c hanno i soldi hanno gli sgai non lavorano 18 ore al giorno come i giapponesi che non si muovono mai e, oppure come i coreani cinesi spendono lavorano spendono sono gente in gamba lavorano spendono ok girano il mondo a differenza, differenza dell'americano che il 90% degli americani sono chiusi di un'ignoranza bestiale, sono chiusi nel loro staterello e non muovono da lì. A differenza degli americani che il 70% non hanno neanche mille... mille il 70% non hanno neanche mille dollari di risparmi. I cinesi guys gay, i cinesi ganno is gay, ce n'hanno tanti, tanti. La Cina come sviluppo, come aeroporti, come strutture, cioè sono due Americhe messe insieme, due Americhe, poi hanno la zona rurale, però sono due Stati Uniti messe insieme. C'è un benessere, una felicità devastante, ma queste cose non le dico io, <ride> le, dice, le dice chi veramente conosce l'America. Io eh, la Cina, io la conosco di persone, chi abita, Che sviluppa, è lo sviluppo, è il futuro. Cioè la Cina, la gente mi dice, eh, ma cosa dovrei fare, eh? dove dovrei andare? In Cina, in Cina, perché devi andare dove ci sono gli sgay. Mettiti qualcosa, prendi qualcosa di italiano. L'italianità è ben vista in tutto il mondo, ragazzi. È forse l'unica roba che ci salva. In Cina devi andare, dove ci sono gli sghei bisogna andare. I cinesi cagano in testa tutti. Hanno un governo coi controcoglioni. È un paese capitalista, però hanno un governo forte, serio, coi controcazzi, che è il partito comunista cinese, ok? Gente con le palle, gente che non fa chiacchiere, Gente che lavora per la propria nazione e per la propria gente, ok? I cinesi saranno molto probabilmente per me i primi, anzi hanno già detto che tutta quella roba là non c'è assolutamente di adesso non voglio ritornare con le polemiche solite Ma i cinesi non hanno problemi, comprano, sono presi. Prendono tecnologie del russi. Sono così ormai. Ormai quando fanno. Eh, le operazioni militari, Cina e Russia le fanno insieme ormai da anni, da anni, le hanno fatte anche nel mare dell'Iran, le hanno fatte in Mongolia, quindi Cina e Russia sono due blocchi praticamente uniti e quindi la Cina prende materie prime dalla Russia, la Russia è ben felice di dargliele, tecnologia militare dalla Russia e la Cina e Russia l'Oriente gli caga in testa a tutti, ovviamente noi siamo Essendo noi eh, degli schiavi, servi, zerbini di quelli là. Ovviamente sono ancora lì tutti i politici, eh? quelli che dicono che sono sovranisti, sovranisti, se sono sovranisti dovrebbero essere fuori a manifestare dalle basi, eh, dalle basi nato, dalle basi militari italiane. Ovviamente noi stiamo con i più deboli, con i perdenti. L'America ormai sta, stanno cercando adesso di svalutare il dollaro, vuol dire che sono arrivati a, a livello bassissimo sempre più milioni di poveri sono in disperazione totale e il bello è che abbiamo ancora le borse che devono fare l'ultima fiammata che sono tutte sovravalutate e deve ancora scoppiare tutto cioè la cosa bella è che sono in questa situazione e non è ancora arrivato il peggio perché il peggio stile 29 deve ancora arrivare quindi ci saranno ancora due o tre anni veramente disarmanti per gli stati uniti la cina la cina è la potenza di c'è un bravo youtuber che ogni tanto guardo che parla di economia e vi spiega tutte le cose che vi dico io. La Cina gli caga in testa a tutti, sono i numeri uno. È lì che bisogna puntare, ragazzi, è inutile. Loro sono bravi e noi, i nostri politici, fanno solo chiacchiere avverso solo l'1% di, 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 di potenza. Per quanto riguarda poi le cretinate che sento sul web da parte degli schiavi della cricca, perché... Eh, quello che la Cina ci sta comprando, ci sta facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cosa volete che compra che cosa la Cina? Ormai in Italia non c'è più nulla da comprare, è quasi tutto in mano i francesi, qualcosa i tedeschi, qualcosina avevano comprato anche gli americani, una cosa. quindi c'è poco nulla da comprare. C'è in ballo il discorso sì che forse devono prendere l'Iveco e quindi dov'è il problema? Lo prendono i cinesi? Ottimo. Probabilmente FCA ha capito che producendo le mascheriglie hai più margini. Difatti hanno aperto anche uno stabilimento in Brasile, magari guadagnano di più a fare le mascheriglie, ma non è questo il discorso. La Cina sta comunque prendendo molto in Africa, ha comunque preso comunque il commercio a livello europeo e soprattutto ha in mano tutto il debito. Il debito il debito americano. I cinesi sono i numeri uno, ragazzi, è inutile che stiamo qui a, a, fare, a fare, 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 fare cose. Fra dieci anni i cinesi avranno raddoppiato il reddito pro capite, staranno sempre meglio, gli altri staranno sempre peggio. E perché? Perché hanno un governo con le controcoglioni, hanno il PCC che ha i controcoglioni. E, è inutile, c'è solo da, da ammirare. Quando io sento dire, eh, verremo presi, ma magari, 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 magari avessimo, fossimo presi da loro, magari. Magari al posto di tutti questi che ci sono in Parlamento ci fosse il PCC cinese e, e Xi Jinping. Non staremmo così strepenati, avremmo infrastrutture della Madonna e magari meno cagacazzi. Magari, magari. Dov'è che devo mettere la firma? Magari. Magari, magari, magari fosse vero. Il problema è che poi il piteco lì, sempre lì, lui che crede. qua Poi mi viene da ridere gente che parla di, di Cina, di, di gente che abita in posti eh, sottosviluppati dove non funziona nulla, dove c'è da mettersi le mani nei capelli, dove magari lavorano per un pugno di riso per, per 500 euro al mese No, ma in Cina, in Cina ti sputano in faccia. Cioè, ti comprano, ti ricomprano, poi ti ricomprano, ti ricompro, ti ricompro, ti ricompro, ti ricompro. Arriva i cinesi, magari passano i cinesi, magari. Sono numero uno, ragazzi. È inutile. È come quando tu eh, vedi giocare Maradona e dici: eh beh Maradona, eh, cosa gli vuoi dire? Cioè, tu sei uno scarponaro e dici: eh beh, Però Maradona, eh, però Maradona sai, non è alto, magari Maradona è un po' grande. Eh, cosa vuoi dirgli? Cioè, i cinesi sono come Maradona, cioè, cosa gli vuoi dire, sono i numeri uno. Cioè, è inutile che stiamo qui a commentare, c'è solo da ammirarli. Cioè, fossimo noi un'unghia della potenza che sono loro. Di... Cioè, il problema è che noi siamo bravi, noi siamo bravi in Italia a chiacchierare, a fare un cazzo. Guardate che teatrino penoso che fanno nella politica. Non sanno risolvere niente. Dopo quasi un anno di questa situazione del Pippo siamo punto a capo, con una distruzione dell'economia devastante, eh, migliaia di aziende che falliscono e, e poi la cosa bella è che la gente non ha ancora capito che se non ci fossero questi del governo c'era la finta opposizione, eh, era la stessa identica cosa se non peggio. Magari ci fosse il PCC, il Partito Comunista Cinese, al posto di tutti questi. Magari, 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 ma, ma veramente magari, magari. Forse, l'ultima volta che ho preso il treno che ho fatto Milano-Lecco, avevo preso una carrozza c'era praticamente lo scompartimento, la muffa, c'era la puzza. Magari ci sarebbero dei, dei treni ad alta velocità e dei servizi eccellenti, e magari, e magari si guadagnerebbe anche qualcosina di più, visto che ormai mezzo miliardo di persone là guadagnano più di 50.000 all'anno e ti sputano in faccia. Ok, magari, magari, magari fosse una nazione come la meritocratica dove quelli che comandano vanno avanti e gli imprese vanno avanti magari. Comunque sì, l'importante è andare avanti, l'importante è stare lì. Viva viva la cricca, viva il neoliberismo, viva le stelle strisce. e strisce! Intanto, intanto noi siamo qui. Mi raccomando, eh, sempre, sempre con Happy Days e sempre con Happy Days. Oh, che bello Happy Days! Oh, viva. Ecco, cervello completamente lavato. Comunque. Ricordatevi che poi i cinesi sono gente in giro che spende, che fa. I cinesi hanno applicato quello che io ho sempre detto: mai in taccagneria, mai in taccagneria.